In una recente intervista, un comico imprestato alla politica, e non è così strano al giorno d'oggi, ha fatto una riflessione sul modo di comunicazione da parte della Chiesa e dice che la Chiesa ormai si è livellata alla classe media, cioè a una classe normalmente pensata come incolore, insapore, di poca presenza. E allora c'è da domandarsi, come lui si domanda, come mai ormai siamo al 20-25% di presenza della Chiesa in Europa, quando nell'America Latina siamo al 60% o addirittura al 70%. È un problema di identità e allora, siccome noi viviamo nella storia, è inevitabile che facciamo una riflessione su questa realtà così concreta di una presenza. E mi sembra che, seguendo la pagina della Santa Scrittura, in modo particolare del Vangelo di queste domeniche, possiamo trarre qualche risposta significativa. Trascorso il tempo natalizio, ormai si presenta davanti a noi la figura di Cristo. È come un accompagnarci insieme con la Chiesa perché Cristo possa diventare realmente una persona, una personalità che per noi è significativa, anzi direi determinante. Allora la domanda è molto, molto concreta e molto semplice. Prendiamo in mano il Vangelo di Marco, come sarà per queste domeniche, e dobbiamo tentare di immedesimarci nella figura di Cristo che viene descritta in questo Vangelo, che è senz'altro il Vangelo più semplice, più a portata di mano, forse meno apparentemente teologico, ma significativo. Dice la pagina del Vangelo che erano stupiti del suo insegnamento, perché si insegnava come uno che ha autorità, non come i loro scribi, cioè non come i dottori della legge del tempo, i loro docenti, diciamo così. E come si presenta questa autorità, questa autorevolezza da parte di Cristo? Operando la liberazione, a noi sembra una cosa così strana, ma è reale, è vera, liberando dalla possessione del demonio, cioè del principe del male. Però c'è una differenza tra l'autorità di Gesù, che opera sul principe delle tenebre, e l'autorevolezza del suo insegnamento. Gesù è grande non perché ha un'autorità che impone, ma soprattutto perché è autorevole, in quanto la sua persona dice tutto delle parole che dice. Quindi allora dobbiamo imparare una cosa molto semplice, dobbiamo addentrarci a capire sempre di più in queste domeniche la personalità, questa autorità, questa autorevolezza che Cristo esercita su chi lo ascolta.